sulla sostenibilità finanziaria nel calcio. Intanto raccontiamo, introduciamo questa intervista anche con la sua presenza qui, la sua opinione. Ha parlato anche del futuro della società Inter. Diciamo che questi sono confronti importanti per far sì che il nostro movimento acquisisca solidità in un momento di grande difficoltà, di grande contrazione economica e finanziaria. E quindi il fatto di confrontarci con le autorità, con i colleghi, con rappresentanti del mondo della finanza sicuramente può portare dei grandi vantaggi, ma soprattutto delle profonde riflessioni. Ha detto una cosa importante: la famiglia Zhang ha profuso tanti investimenti negli anni, non lascerà mai il club in difficoltà, in cattive mani. Mi è parso di capire, se ci può spiegare questo passaggio. Ma spiego semplicemente, io confronto direi quasi quotidiano con il presidente, che è molto attento alla nostra storia, al nostro presente, al fatto di poter dare anche lui da lontano un contributo importante a quello che è la gestione quotidiana, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista, diciamo, di gestione ordinaria. E posso garantirvi che lui è un grande appassionato, ha voglia di rimanere e non ci sono sintomi particolari in questo momento che depongono sfavorevolmente. Noi siamo molto contenti di lavorare con lui, lavorare con la famiglia Zhang, perché, ripeto, ha profuso consistenti investimenti negli ultimi 5-6 anni e quindi diciamo che oggi siamo una società solida. Vogliamo cercare di toglierci e dare ai nostri tifosi altre soddisfazioni come abbiamo fatto in questi anni. Direttore, in arrivo la partita contro la Juve, le chiedo se secondo lei è ancora la favorita la Juve per lo scudetto, che valenza per il titolare questa partita, perché poi il vantaggio sulle altre è considerevole. Intanto la partita con la Juve, come ben si sa, rappresenta il derby d'Italia e come tale va collocato. Ora, siamo in una fase interlocutoria del campionato, della stagione, non credo che sia determinante il risultato da una parte o dall'altra di domenica. Dico invece che la Juventus è favorita a gioco medio-lungo, perché il fatto di non partecipare a competizioni europee dà la possibilità di pianificare meglio gli allenamenti, dà la possibilità comunque di avere meno stress agonistico e quindi sulla carta meno infortuni, e di conseguenza un vantaggio c'è. Certo che partecipare invece d'altro canto a manifestazioni come la Champions hanno comunque anche il privilegio di dare una carica ulteriore ai nostri giocatori. Secondo molti osservatori la squadra più forte di questo campionato però è l'Inter. Tu hai sensazione che effettivamente, al di là delle coppe o no, insomma, hai in mano una squadra che è la più forte? La squadra è forte, l'allenatore è forte, i tifosi sono eccezionali, la proprietà è solida, come ho detto. Quindi ci sono tutte queste componenti per dire che noi dobbiamo competere per raggiungere dei risultati importanti. L'abbiamo fatto l'anno scorso, cerchiamo di rifarlo quest'anno, è uno degli obiettivi, non nascondiamolo, è la conquista della seconda stella. Cosa sul mercato? Magari non avevate in mente che Cuadrado potesse avere questi problemi che poi ha dovuto affrontare e che sta ancora affrontando. È possibile che a gennaio l'Inter possa tornare sul mercato per andare a coprire quelle lacune che stagione in corso in ogni squadra possono presentarsi? Ma in questo momento Cuadrado sta patendo un infortunio che nella gestione ordinaria di un club succede a tanti giocatori. Devo dire che noi abbiamo un numero minimo di infortuni, se andiamo a vedere proprio il numero degli infortunati. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, direi in questo momento di no, per due motivi. Primo, perché a gennaio non è facile trovare delle occasioni vantaggiose. Secondo, perché la rosa che oggi abbiamo messo a disposizione di Inzaghi è una rosa assolutamente all'altezza del ruolo e credo che sia veramente, lo avete detto voi, una delle più forti, ma soprattutto una delle più competitive. Rispetto a quello che diceva sullo scudetto, vuole chiudere con una battuta il botta e risposta con Allegri, perché Allegri dice il contrario di quello che ha detto. È giusto, Allegri è un bravo allenatore, un grande esperto di comunicazione e io gli ho dato la giusta risposta. Ottimo. Con il massimo rispetto. Si può dire che entro la fine dell'anno arriverà il rinnovo di Lautaro? Fino dell'anno 2023. Ma guarda, non è un problema, perché Lautaro ha affermato a più riprese di voler essere con noi ancora per tanto tempo. È un giocatore su cui puntiamo per il presente e per il futuro e quindi siamo sicuri che quando c'è la volontà da entrambe le parti di continuare il rapporto, la cosa sia molto facile.